Guys, il video di oggi sarà un makeup tutorial su questo look che vedete qui. Come vi ho già detto nell'ultimo mio video, domenica sarà il mio compleanno. In realtà oggi è venerdì, sto prefilmando questo video. Quindi, come vi dicevo, domenica 29 aprile sarà il mio compleanno. Per voi sarà stato perché vedrete questo video penso il lunedì. Non ne sono tanto sicura. Comunque, insomma, avete capito il concetto. E compirò 25 anni. Lo so, tantissimi di voi saranno lì a dire, ma smettila, 25 anni, cosa vuoi che siano, sei una ragazzina, ma no. Io sento ogni singolo anno sulle mie spalle. No, vabbè, sto scherzando. È ovvio che a 25 anni di sicuro non si è vecchi. Tante di voi invece saranno ragazzine e saranno lì a dire, oh mio Dio, sei così vecchia. Ok, lasciamo perdere quanti anni compio, lasciamo perdere questo. Torniamo a noi. Onestamente non so ancora cosa farò per il mio compleanno, ma ho voluto comunque creare un makeup tutorial su un look che indosserei il giorno del mio compleanno. Tutte noi sappiamo che il giorno del nostro compleanno possiamo fare esattamente quello che vogliamo. Possiamo andare in giro con ciglia finte lunghissime, smokey eyes, ultra intensi, insomma non ha importanza, il giorno del nostro compleanno possiamo fare quello che ci pare. Non vi mentirò, questo look mi sta dando vita in questo momento, mi sta piacendo veramente un sacco. Forse è il mio look preferito in assoluto tra tutti quelli che ho creato. Oserò dirlo, in questo momento sto ripensando a tutti i look che ho creato fino adesso. Ok, mi sto perdendo troppo in chiacchiere, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi, se siete già iscritti non dimenticate di attivare la campanellina così potete ricevere le notifiche ogni volta che carico un video e direi di passare direttamente al makeup tutorial. Iniziamo, sulle sopracciglia ho utilizzato la D-Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills e la NYX Precision Brow Pencil nella colorazione Espresso. Come primer sugli occhi utilizzo il MAC Soft Ochre Paint Pot e vado a stenderlo con le dita su tutta la palpebra e fino alle sopracciglia per creare una base liscia e omogenea su cui possiamo poi andare ad applicare gli ombretti. Questo farà in modo che il colore dell'ombretto sia molto più intenso e duri di più durante la giornata. Vado a settare poi la base con la cipria di Kat Von D, qualsiasi cipria va benissimo e fa esattamente la stessa identica cosa. Sugli occhi oggi utilizzeremo la palette di Morphe per Jaclyn Hill e inizio con questa colorazione che sarà la mia shade di transizione, quel colore cioè che va poi ad aiutarmi a sfumare tutti gli altri ombretti. E con un Morphe M441 vado a sfumarlo nella piega dell'occhio facendo dei movimenti avanti e indietro e dei piccoli movimenti circolari. Ho fatto poi un'altra passata per andare ad intensificare di più il colore. Ora prendo questo ombretto brillantinato che è una specie di champagne mischiato ad un argento e con un MAC 242 bagnato di Fix Plus vado a metterlo su tutta la palpebra mobile partendo dall'angolo interno perché voglio che il colore sia molto più pigmentato all'interno dell'occhio e vada a sfumarsi verso il centro. Ora prendo la 39A di Morphe e prendo questo fucsia e con un Sigma I45 vado ad applicarlo nell'angolo esterno dell'occhio. È difficile spiegare i movimenti che faccio, ma riuscite a vederli bene in questa clip. Dopodiché vado a trascinare anche il colore nella piega dell'occhio per andare ad unire il tutto. Sempre dalla stessa palette, ora prendo questo viola scuro e vado a metterlo nella parte più esterna dell'angolo esterno dell'occhio. Anche qui, come potete vedere, faccio una specie di movimento a zigzag per fare in modo di stendere il colore e nel mentre anche di sfumarlo. E questo colore in particolare potete ripassarlo più volte per renderlo intenso come volete voi. L'importante è non andare mai al di sopra della piega dell'occhio. Ora riprendo il fucsia più chiaro che abbiamo utilizzato prima e vado a ripassarlo al centro dell'occhio per andare a sfumare tra il color champagne e il viola più scuro che abbiamo utilizzato. Infine riprendo la shade di transizione che abbiamo usato prima e vado a ripassarla nelle parti più esterne dei colori per fare in modo che siano molto più sfumati e che tutto quanto si metta bene insieme. Ora prendo il NYX Glitter Primer e questi pigmenti di NYX, il nome non me lo ricordo ma ve lo lascio nella info box. Vado ad applicare il primer solo sul colore brillantinato, dopodiché prendo i pigmenti e vado a pressarli dove abbiamo appena messo il primer. Uso pochi pigmenti perché non voglio un effetto troppo pieno, ma voglio che siano quasi come se fossero sfumati. Ora vado a passare una salvietta struccante sulle guance per andare a pulire eventuali fallout causati dall'ombretto. Come primer utilizzo il Wet n Wild Coverall e vado ad applicarlo solo sulla fronte perché ho notato che questo primer va veramente a riempire le linee del viso e siccome le linee sulla fronte sono mio particolare problema, vado ad applicarlo lì per andare a risolverlo, insomma.
Dopodiché utilizzo l'Oréal Lumi Magique e vado ad applicarlo su tutto il viso. Questo è un primer veramente bellissimo e ultraluminoso e fantastico. E come fondotinta utilizzo l'Oréal Infallible, il mio preferito nella storia del mondo, nella colorazione Golden Sand, e vado ad applicarlo con la spugnetta di Real Techniques. Come correttore utilizzo il NARS Radiant Creamy Concealer nella colorazione Custard e devo dire la verità, oggi ci sono andata parecchio pesante con il correttore, ma sapete che c'è, al compleanno il correttore va benissimo. Vado ad applicarlo anche sulla fronte e sul mento per andare a bilanciare il colore, ormai me l'avete sentito dire 6 milioni di volte, quindi lo sapete meglio di me. Per fare il contouring utilizzo la NYX Pro Palette nella versione in crema e utilizzo questa shade. Anche qui non mi ricordo il nome di questo colore esatto, ma ve lo lascio scritto nella info box. E vado a scolpire gli zigomi utilizzando sempre un pennello di NYX, che è quello per il Total Control Drop Foundation. E vado a fare il contouring anche sulla fronte, di nuovo per andare a bilanciare un po' di più il colore. Ora sfumo tutto quanto con la spugnetta di Real Techniques e vado a sfumare prima il contouring e poi il correttore. Questa parte penso sappiate benissimo come si fa, quindi è inutile che io stia qui a spiegarvi come sfumare un correttore. Per settare il viso utilizzo di nuovo la cipria di Kat Von D, questa è la Lockit Translucent Powder, è la mia cipria preferita al momento, mi piace tantissimo. Devo ancora controllare se crea dei flashback, è una cosa che non ho guardato, ma ve lo farò sapere sicuramente. E poi per settare il contouring vado ad utilizzare l'Ulla Bronzer di Benefit. Come blush utilizzo questo qui al centro della 9B di Morphe e vado ad applicarne un po' sulle guance. E come illuminante uso questo qui di Fenty Beauty, che è assolutamente stupendo. Questo qui è quello più soft dei due, ma mi piace veramente tantissimo. E se volete essere proprio extra, potete utilizzarli tutti e due insieme. Per completare gli occhi riprendo di nuovo il fucsia e vado a metterlo nella lower lash line andando dall'angolo esterno all'angolo interno dell'occhio. Poi riprendo il Sigma I45 con il colore di transizione che abbiamo utilizzato, il primissimo che abbiamo usato di tutto questo look, e vado a sfumare anche la lower lash line per evitare di avere delle linee nette. Sempre dalla palette di Jaclyn Hill prendo il nero e prendo questo pennellino sintetico piatto con le setole cortissime e vado a mettere l'ombretto nero nella rima interna dell'occhio. Non è la prima volta che lo faccio, ma ripeto, non vi consiglio di farlo, soprattutto se non siete sicure, non vi fidate di voi stesse. Se avete una matita nera che funziona bene, andate con quella. Io al momento non ce l'ho, quindi ho trovato questa tecnica e la sto utilizzando. E vado a creare una linea sottile anche vicino all'attaccatura delle ciglia superiori, per andare poi ad attaccare le ciglia finte per fare in modo che si vedano molto meno. Come mascara utilizzo il NYX World di Hype e vado a fare una passata leggera, appunto, devo applicare le ciglia finte, quindi tanto vale, e vado ad applicare poi le Starlet di House of Lashes. Metto un po' di mascara anche sulle ciglia inferiori dell'occhio e sulle labbra applico questo rossetto qui di Too Faced, che è un Melted Liquid Lipstick nella colorazione Child Star. È il nude più bello che io abbia mai visto nella mia vita. E questo è il look completamente finito, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!